Chi vive la missione di Caritas non è un semplice operatore, ma appunto un testimone di Cristo. Una persona che cerca Cristo e si lascia cercare da Cristo. Una persona che ama con lo spirito di Cristo, lo spirito della gratuità, lo spirito del dono. Tutte le nostre strategie e pianificazioni restano vuote se non partiamo in noi di questo amore. Nella Basilica di San Pietro, martedì pomeriggio, Papa Francesco ha inaugurato la 20ª Assemblea Generale di Caritas Internationalis, non una semplice organizzazione umanitaria, ha chiarito perché la sua radice sta nell'accoglienza semplice e obbediente di Dio e del prossimo. La Caritas dunque è sempre in periferia e rivela la forza dell'amore cristiano e il desiderio della Chiesa di andare incontro a Gesù in ogni persona, soprattutto quando è povera e soffre. Non ci sono Caritas grandi e Caritas piccole. Tutti sono uguali. Chiediamo al Signore la grazia di capire la vera dimensione della Caritas, la grazia di non cadere nell'inganno di credere che un centralismo ben organizzato sia la strada, la grazia di capire che Caritas è sempre in periferia. In un mondo dove c'è cibo per tutti, ma sembra che manchi la volontà di condividere, il Pontefice ha poi lanciato un monito ai grandi della terra. Fare quello che possiamo perché tutti abbiano da mangiare, ma anche ricordare ai potenti della terra che Dio li chiamerà a giudizio un giorno e si manifesterà se davvero hanno cercato di provvedere il cibo per Lui in ogni persona. E si hanno operato perché l'ambiente non sia distrutto, ma possa produrre questo cibo. Tra i pensieri di Papa Bergoglio, anche i cristiani vittime di ingiustizie sono stati cacciati dalle loro case e dalle loro chiese, a volte distrutte. Ha detto: rinnovo l'appello a non dimenticare queste persone e queste intollerabili ingiustizie.